In che modo accostarsi a queste giornate? Qual è la responsabilità a cui sono chiamati tutti e tutte? Sulla scia di chi ha partecipato alle settimane sociali Trieste quest'anno, una delle dimensioni più importanti è quella proprio della partecipazione al voto, perché la democrazia si alimenta proprio dalla partecipazione di tutti i cittadini, deve essere una partecipazione consapevole, attiva. È vero che viviamo un momento, diciamo, di disorientamento in generale, e quindi spesso noi non ci ritroviamo totalmente in un contesto anche di tipo politico. Faccio l'esempio degli schieramenti, no? Vedo che nel mondo cattolico molto spesso non si riesce a trovare, come dire, una connessione diretta tra uno schieramento piuttosto che l'altro, e quindi questo in qualche modo allontana un po' da andare a votare. Il Papa recentemente, proprio in Belgio, diceva che è necessario invece prendere posizione. Ora, non sempre troveremo delle consonanze così, così perfette, però ecco, con un po' di sforzo trovare chi più ci rappresenta, ecco, e non disertare le urne. E abbiamo una grande responsabilità, io credo, anche per il futuro, perché dobbiamo anche renderci conto che nulla è mai scontato e la stessa democrazia non è scontata. L'obiezione che però si sente fare, soprattutto anche da parte dei giovani, è non cambierà niente. Le risuona questo? Noi dobbiamo andare al di là del percepito e renderci conto che insieme invece si può, che tutto sommato forse può anche, come dire, essere deresponsabilizzante, no? Pensare che tanto non si può fare niente. Iniziamo a rimboccarci le maniche e fare piccole cose nelle piccole realtà. Non so se cambieranno le cose, e però se vogliamo fare cambiare dobbiamo partire proprio di qua.